Sulle rive dell'Ofanto, 1867, olio su tela, Firenze, Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti. La prima sala della mostra narra la vicenda giovanile di De Nittis, il giovane barlettano pugliese che ha voglia di allontanarsi dal piccolo paese natio per andare a Napoli, la città più vicina, quella più internazionale, poi magari arrivare anche a Firenze. Questo quadro che ha una dimensione molto particolare, un quadro rettangolare che sfrutta con questa lunga visione, un orizzonte quasi infinito, serve al pittore per dimostrare la sua capacità di catturare la luce. Nel meridione il tema è quello del rapporto diretto con la realtà. Lui da giovane, intemperante, va a Napoli, non vuole studiare all'Accademia e incontra dei giovani, come si diceva allora, intransigenti, che sono Federico Rossano, Marco De Gregorio, ma soprattutto Adriano Ceccioni, che lo veicolerà poi appunto a Firenze. Lo studio della luce è uno studio che introdurrà De Nittis al grande periodo francese, quello che lo metterà in contatto con la pittura degli impressionisti, ma già in ambito napoletano lui riesce ad intuire che il rapporto dell'artista non è con le aule dell'Accademia, ma con una luce diretta, studiata direttamente nel paesaggio. Ebbene, questo quadro, con la visione dell'Ofanto, dimostra la capacità di De Nittis di entrare in maniera assolutamente eccezionale in quella novità della scoperta del vero, della scoperta della verità, che i giovani che si erano raccolti in quella che si chiamava la scuola di Resina, che era poi la Repubblica, come la chiamavano, pittorica di Portici, si radunavano nella reggia di Portici, nella periferia appunto di Napoli, e proprio in quel momento i giovani fuggono, per così dire, dalle stanze dell'Accademia, giungono, come si direbbe poi, si dirà poi a Parigi, en plein air, e coglieranno in maniera molto precisa e molto netta l'orizzonte reale, la luce reale, e questo quadro lo dimostra proprio ribadendo, è necessario ribadirlo, come il pittore sceglie un taglio molto lungo, un taglio di orizzonte amplissimo, che forse ha anche come ausilio fondamentale, lo si cominciava appunto ad usare, lo strumento fotografico.